quel giorno, quando si inizia la contrattazione dell'incanto, viene accesa una candela vergine. Il tempo a disposizione per fare le offerte scade quando la candela finisce. E come è andata a finire? È andata a finire che la candela è finita e io mi sono aggiudicato il mulino. E voilà! Perfetto! Io sono... Perché prezzo? Oh, giusto! Bussano! Scusate, buongiorno! Buongiorno! Cerco Odone, il mugnaio, l'avete visto? Sono io, buongiorno! Buongiorno! Prego! Dovrei far macinare la mia roba? Non lo so, perché a parte che ho gente oggi, perché un po' non me l'aspettavo tutta questa gente, poi è chiuso il mulino oggi, però io per voi posso fare un'eccezione. Grazie, grazie! Sì, ma vi chiamate? Adelaide. Ma siete di qua, non vi ho mai visto. No, io sono di Auberge. Fino all'anno scorso stavo quasi sempre negli alpeggi, però sì. Quest'anno no. Niente alpeggi, no. L'anno scorso sono impazzita. E come mai? Tutta colpa di quelle sorciere dispettose, le streghe. Fate attenzione, ce ne sono un sacco da queste parti. Sì, appoggiate. Grazie. L'anno scorso ero salita, come ogni anno, lungo le pendici del Monte Seguiret, o Chasa du Prat du Croc, a portare al pascolo le mie mucche. E avevo fatto il letto nella stalla con la paglia di segale, la paglia sière, e avevo predisposto tutte le cose per il buon andamento del ménage, il lavoro quotidiano costituito nell'accudire degli animali, lavorare latte, burro, formaggio e eseguire le faccende domestiche. E avevo portato con me 3 catene di sforza. Le faccio vedere. Le tasche si chiamano quelle lì. Ecco. 3 catene. Sì. Queste tasche, quelle che servono per attaccare le mucche alla gabbia. Esatto. Del Monte Seguiret. Sì. No, così. Così. Okay. Comunque, avevo messo queste catene dietro la porta della stalla. E poi un giorno, tornando dal pascolo, non trovo più le catene. Le cerco ovunque, nella casa, nei paraggi, ma sono scomparse. Allora, la sera, mi corico, stanca come sempre, ma non riesco a dormire. Il letto era scomodissimo, è come se la paglia fosse diventata rigida. Mi alzo, sistemo la paglia, però niente da fare. Appena mi corrico, sento qualcosa di duro sotto le lenzuola. E così, tutte le notti. Tutte le notti? Tutte le notti! E poi, al momento di ridiscendere verso casa, alla fine dell'estate, di sfolletto, e cosa trovo sotto la paglia? No. Le 3 catene scomparse! Erano lì! Scherzo burlone di qualche strega dispettosa! Ma io non le voglio più vedere queste 3 catene del Monte Seguiret! Via! Basta! Le voglio distruggere! Macinare! Come macinare? Fare sparire! Vuoi macinare? Sì, ti prego! Tutto assieme? Vi prego, macinate tutto! Tutto questo? Subito! Ho molto, molto fretta! Sì. Vi prego! Adelaide, lo faccio per voi perché siete così... così bella, così, i vostri occhi sono... Benedicte dicte son benedicte son benedicte dicte son benedicte son benedicte dicte son benedicte Adelaide, perché mi guardate così? Adelaide, perché mi guardate così? Fausto! Amore mio, Fausto! Adelaide, ma non ho trovato le catene! Ma adesso ti spiego tutto!
chi è Fausto? Ma da dove viene? Ma guardava a me con gli occhi dolci, era bellissima, non è... Era magia. È una magia. Scusate, non è giornata, voi fate quello che volete.